ben arrivata. Benissimo. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Carta universale dei diritti del lavoro che veniva adesso rapidamente riassunta. È indubbio che 97 articoli e 64 pagine sono tante, però anche la dimostrazione di che cosa è successo sul mondo del lavoro in tutti questi anni e del bisogno di voltare davvero una pagina e ricostruire una storia diversa. Credo che sia giusto però dire perché facciamo questa scelta, che facciamo con un paese che ancora ha le ferite vecchie e nuove della crisi economica del nostro paese e dell'Europa e anche di tanta parte del mondo, perché reputiamo che non sia più sufficiente ciò che abbiamo sicuramente fatto in questi anni, che è stato soprattutto provare a difendere l'occupazione. Si sentono dire molte cose rispetto al sindacato, al lavoro, ogni tanto ci spiegano che è colpa nostra praticamente tutto quello che è successo e che succede, e questo determina una situazione, come dire, in cui ci si trova in mezzo tra chi scarica sul lavoro, sui sindacati tutte le responsabilità e ovviamente invece i lavoratori e le lavoratrici che giustamente fanno il conto di come la loro situazione è cambiata, peggiorata, di come non c'è orizzonte, ci parlano del tema fondamentale che per molti è quello delle pensioni e della possibilità dell'impossibilità di avere una previsione sulle pensioni, e spesso questo è anche collegato alla difficoltà a immaginare un lavoro per i propri figli, per i propri nipoti, una prospettiva, un futuro. E noi continuiamo a essere dentro una situazione che ha visto in questi ultimi 7-8 anni, ma non è finita, il difendere, provare a difendere l'occupazione. Diceva giustamente, non solo il Job Act. Il Job Act è l'ultimo episodio di una lunga serie che ha progressivamente destrutturato il mondo del lavoro. Quando hanno cominciato a farlo, parlo ormai quasi di 20 anni fa, ci avevano raccontato che il futuro sarebbe stato quello, un futuro di lavoro diverso e che avremmo avuto uno sviluppo straordinario. Allora, c'è un primo problema. Il mondo è diviso, il mondo del lavoro, il mondo rappresentabile del lavoro è diviso. Secondo, la ricetta che ci hanno propinato continua a tenere questo paese dentro la crisi e continua ad avere l'idea che l'unica modalità per affrontare la crisi è quella di abbassare sistematicamente il costo del lavoro, ma non andiamo da nessuna parte, perché poi anche, come dire, sono le scelte fondamentali quelle che determinano, basta pensare Alleni che vende Versalis o altre cose di questo tipo, dove, come è evidente a tutti, il costo del lavoro non c'entra esattamente nulla, ma invece c'entra un paese che ha scelto nei suoi governi e nel suo sistema imprenditoriale l'idea che bisognava sempre abbassare i costi e non invece investire, innovare, fare ricerca, aumentare l'istruzione, fare le cose che servono a rendere un paese di qualità. Sapendo tutte le difficoltà, non facendo finta di essere in una condizione positiva e tranquilla, ma bisogna provare a cambiare stagione e fare ciò che il movimento dei lavoratori in questo paese ha fatto in tutte le occasioni. La possono raccontare come vogliono, con tutti i Twitter e tutte le dichiarazioni possibili e immaginabili, ma le grandi svolte in questo paese le ha sempre determinate i lavoratori e il movimento dei lavoratori. Non le hanno determinate in 2 giorni. Nella storia della CGIL, la prima proposta di statuto dei lavoratori del congresso della CGIL del 1952, lo statuto dei lavoratori lo conquistiamo nel 1960.